Ciao a tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui col 25esimo episodio delle FAQ Time. Prima di iniziare ragazzi, come sempre, invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questa serie sui FAQ Time. Cerchiamo di arrivare come sempre a 300 like per il prossimo episodio e fatemi sapere qui sotto nei commenti qualche domanda da rispondere nel prossimo episodio. La prima domanda di questo FAQ Time ce l'ha fatto Tommaso Leone, che ci chiede: FAQ, chi dovrebbe acquistare il Napoli in questo mercato? Allora, io penso che ormai il mercato è finito, però quando tu mi hai fatto la domanda c'erano ancora le trattative in corso. Comunque, secondo me il Napoli si è mosso bene, ha preso Grassi, che secondo me è un talento straordinario, abbiamo fatto veramente molto molto bene a prenderlo, e soprattutto stiamo facendo quello che le altre squadre non fanno, a parte la Juve, cioè puntare sui giovani, perché la Juve si trova lì davanti perché negli anni scorsi ha puntato parecchio sui giovani, oltre ai giocatori forti che aveva già, si è, diciamo, garantita tutti quanti i giovani, perché alla fine è così che si rimane lì davanti, comprando tutti i giocatori più forti come fa la Juve. La Juve, quando deve fare il mercato, va in Serie B, e se tu ci fai caso, se voi ci fate caso, tutti quanti i giocatori della Serie B, tutti quelli più forti, sono quasi tutti della Juve. E quindi secondo me è questa la cosa che doveva fare il Napoli nel mercato di gennaio, anche perché, come ha detto il presidente, i giocatori fortissimi, quelli lì che volevano i tifosi, la maggior parte dei tifosi, a gennaio non si muovono, o se si muovono per un prezzo esagerato, quindi è meglio aspettare giugno. Prossima domanda ce la fa Dylan Basket, che ci chiede: fa, oltre al calcio, quali altri sport ti piacciono? Grande Giulia, grazie mille Dylan. Allora, prima seguivo la MotoGP, però adesso seguo solo ed esclusivamente il calcio. Franco Belcastro ci chiede: che media hai di voti? Allora, diciamo che in questo primo quadrimestre ho avuto solo una materia insufficiente, che ho preso 5, quindi lievemente insufficiente, però del resto sono più o meno sul 6 in tutte quante le materie, anche se sono sempre in bilico, perché sì, questo primo quadrimestre è nato bene, diciamo che ho avuto solo una materia sotto, però diciamo che nelle altre ce l'ho fatta a fatica a prendere il 6. La prossima domanda ce la fa Alessandro Carello, che ci chiede: Fak, cosa ne pensi del gol di Shalawi al Frosinone? Mi puoi salutare? Comunque, mi chiamo Francesco. Ciao Francesco, grazie mille per la domanda. Allora, io penso che Shalawi sia veramente un grandissimo giocatore, sono contentissimo che sia andato alla Roma, perché la Roma è una bella squadra per il Shalawi, secondo me, e spero veramente per lui che faccia una bella carriera, anche perché secondo me è stato veramente bravo a lasciare il Milan, perché ha visto che comunque col Milan le cose stavano andando male, e ha preso questa decisione, che secondo me, per me, è giusta, di lasciare il Milan, poi è andato al Monaco e poi di nuovo adesso in Italia. Però per me sta facendo una buona carriera, spero per lui che si riprenda. La prossima domanda ce la fa Seraf 2000, che ci chiede: Fak, cosa ne pensi del Leicester e di Claudio Ranieri? Secondo te in Italia doveva avere più fiducia? Assolutamente sì. Io credo che comunque non sia un caso quello che stia facendo nel Leicester, è un grandissimo allenatore secondo me, e in Italia poteva assolutamente, e può ancora, perché non è ancora finita la sua carriera da allenatore, può ancora avere le sue opportunità anche in Italia. Però se fossi lui, visto che in Italia non è stato voluto quasi da nessuno, io se fossi lui me ne starei lì bello bello con Leicester, primo in classifica. Tra l'altro oggi ha anche battuto il Manchester City 3-1, quindi in casa del Manchester City. Quindi secondo me, se fossi lui, diciamo, me ne starei lì, perché veramente sta facendo tutto quello che gli altri non credevano che lui potesse fare, compreso Mourinho, che l'ha sempre criticato. Prossima e ultima domanda di questo FAQ Time ce la fa Alessandro Tambè, che ci chiede: Fak, Giuse, credi in Dio? Come reagisci quando magari qualcuno bestemmia senza motivo? Allora, innanzitutto grazie mille per la domanda, Alessandro, e la prima domanda è sì, credo in Dio, e per quanto riguarda le bestemmie, io credo che, cioè, mi sono indifferente, ognuno fa quello che vuole. Certo che è un po' da fastidio quando ognuno esagera, cioè quando uno esagera e magari fa un video in cui bestemmia 100 volte, soprattutto se lo fa solo perché sta registrando e nella vita reale, diciamo, non è così. Questa cosa veramente è brutta. Quindi ragazzi, questo FAQ Time finisce qui. Non so quanto sia durato, credo poco rispetto agli altri FAQ Time, ma alla fine secondo me sono riuscito a fare veramente il mio primo mini FAQ Time, perché questa serie si doveva chiamare mini FAQ Time. Però notavo che in tutti quanti gli episodi rispondevo a troppe domande, e alla fine ho cambiato il nome in 88 mini e sono diventati solo FAQ Time. Però oggi secondo me sono riuscito a fare il primo mini FAQ Time, non lo so. Quindi per questo episodio è tutto. Prima di chiudere il video, vi ricordo ancora una volta di lasciare un bel like per supportare al massimo questa serie, e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, mi chiamo Giuse360, e anche sulla mia pagina Facebook, mi chiamo Giuse360. Quindi noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi, bello.